allora siamo qua da Cirela ai Mercatini, oggi con lo stand di Refugees Welcome, che è un'associazione che opera a livello internazionale e si occupa di promuovere l'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo all'interno delle famiglie. Si tratta di un metodo alternativo di fare accoglienza in cui si tenta un'integrazione reale all'interno della cittadinanza e della famiglia di accoglienza. Quindi le famiglie si mettono a disposizione per accogliere i rifugiati, vengono selezionate chiaramente così come vengono selezionati i rifugiati attraverso vari colloqui e il rifugiato dopo i colloqui entrerà in famiglia per un minimo di 5 mesi e verrà accolto. È uno scambio tra la famiglia e il rifugiato, diciamo che si lavora molto sulla famiglia che si ritroverà a doversi scommettere in un incontro con una cultura diversa e sul rifugiato che avrà un'opportunità in più per raggiungere l'autonomia e l'integrazione sperata. Vabbè, Cirela c'è un progetto Mi Casa Tu Casa che è anche sostenuto dall'amministrazione comunale, mi sbaglio o no? Sì, non è lo stesso progetto, è un altro progetto, sempre di accoglienza a un popolo che è rifugiato nel deserto del Sahara ed è un progetto estivo in cui per 2 mesi i bambini del popolo Sahrawi vengono da Cireale. Cireale, Piazza Duomo, Mercatini di Natale con la consigliera Sabrina Renna che ci presenta un'iniziativa particolarmente interessante. Sì, assolutamente Mario, come ben sai noi abbiamo scelto per questo Natale di occuparci di solidarietà, appunto siamo qui con la presidente dell'associazione Bottega dell'Arte, Mary Nucifora, per un progetto di autofinanziamento organizzato in collaborazione, in cooperazione con il Rotaract di Acireale per autofinanziare queste associazioni che accolgono e cercano di portare avanti delle importanti progettualità per i ragazzini diversamente abili, quindi una giornata assolutamente dedicata a loro ed è un appuntamento che non resterà una cattedrale nel deserto ma che porteremo avanti con ulteriori iniziative che vedranno coinvolta tutta la cittadinanza acese. Buongiorno a tutti, noi abbiamo un'associazione che si chiama proprio Bottega dell'Arte, io sono il presidente e ci occupiamo di ragazzi disabili, soprattutto per ciò che riguarda l'autonomia di questi ragazzi. Creiamo dei progetti relativamente ad attività che possono essere di pittura, di appunto attività manuali, che possono in qualche modo portare fuori quelle che sono le potenzialità dei ragazzi. Anche quest'anno il Rotaract di Acireale ci aiuta e sostiene le nostre attività aiutandoci nella raccolta fondi o in altre attività che vengono organizzate durante l'anno dall'associazione.